Ragazzi, la Juventus batte la Lazio 2-1. Che dire, sono amareggiatissimo, si sentirà anche dalla voce, a parte il fatto dell'influenza o meno. La Juventus ribalta praticamente una partita che secondo me la Lazio per 60 minuti, 65 minuti ha giocato davvero molto molto bene. Io penso che tutto si sia deciso dal fatto che Ciro Immobile si è mangiato purtroppo il 2-0. Non vado a castigare Ciro Immobile, io castigo l'azione, castigo il fatto che se tu non uccidi una squadra con la Juventus, quantomeno provi ad uccidere una squadra con la Juventus, ti uccide poi lei con due episodi che secondo me sono due episodi che gli ha portato 3 punti a casa, 3 punti importantissimi a casa. La Juventus la va a ribattare con Cancelo, Cristiano Ronaldo su rigore. Ronaldo poteva segnare in tutti i modi, secondo me. Poi ci vuole pure il calcio di rigore fortunato. Allo stesso tempo è stato stupido, secondo me, Lulic andare a toccare così Sì. il Cancelo. Non so se tu vuoi dire qualcosa su quell'episodio. Ti ho detto subito: io dai, io Ma dai, glielo io dai. dà, cioè, ma quando mai uno viene sfiorato in area, cade, non gli danno il rigore? Quando mai? Non Cioè, io ho c'era il detto subito, pallone. manco avevo visto com'era, ho visto che aveva toccato, basta, io danno. Sì, Infatti, poi. aveva sbagliato Ronaldo settimana scorsa, te pare che li sbaglia? Manca andare a controllare al VAR l'arbitro sicurissimo, evidentemente il contatto è stato cioè è stato più Mo che altro spinta, non stupido. spinta, leggero, non leggero, se è buttato, se è te lo dai, lì te Secondo lo me è dà. stato stupido Lulic, cioè, comunque a concedere una cosa del genere. Fatto sta che, ripeto, la partita si è secondo me riaperta quando Immobile non ha segnato quel 2-0 lì. Poi la Juve sarebbe stata capace anche di riaprirla forse sul 2-0. Assolutamente. Però la Juventus che ha giocato i primi 60 minuti con questa Lazio molto aggressiva, io quello che dicevo a lei, non vedevo Ma la Lazio. difesa erano i nostri oppure erano qualcun altro vestito da... Basto su Wallace Non li Rago riconoscevo. avevano avuto un'organizzazione incredibile per questi 60 minuti. Poi, ok, la Lazio sbaglierà sempre i passaggi, ma dall'altra parte c'è tipo Emre Can che sembrava giocare con noi per 70 minuti. E io penso che la Lazio abbia fatto davvero un'ottima partita a livello proprio di aggressività. Poi, purtroppo, gli episodi e il fatto che loro siano più forti ovunque, in ogni settore, ha fatto sì che la Juve si portasse a casa questi 3 punti. Io sono davvero amareggiato perché questa sconfitta contro una big, perché la Juventus è la big, secondo È me, la eccellente. big. Ed eccellenza è quella che più mi lascia amareggiato perché la Lazio ci ha provato per 60 minuti, ci sta riuscendo, ha fatto capire che se Ci vuoi. stavamo riuscendo, è quello il fatto. Cioè, con la Juve uno ce va sempre con i piedi in pomme, no? Non è che sogni più tanto. Però ci stavi riuscendo, capito? Sì, Cioè, vero. l'hai tenuti a bada per tanto, hai fatto una buona partita per tanto, e poi alla fine ti sei perso davvero un bicchiere d'acqua, Sì, peccato. perché potevi fare il Ci stai, 2-0. crede, Poi capito? parliamo anche di Luis Alberto da fuori area che sono andati vicinissimo così dal gol. Bella prediscesa nel primo tempo. Salvataggio sulla linea di Rugani. La Lazio ha giocato bene. Nei 61 ha giocato bene. Si è fatto secondo me qualcosa in più che nessuno si aspettava. Soprattutto quando li presenti con Radu, Bastos e Wallace Poverino. contro la Juventus. No, beh, diciamo la verità, insomma, Acerbi e Luis Felipe sono i titolari. Wallace e Bastos si conosciamo, però i 60 minuti non potevi dire niente manco a loro Sì. perché la Lazio complessivamente sta facendo una grandissima partita. Purtroppo però il calcio è questo, ragazzuoli, da ora bisogna iniziare a fare i punti con squadre come Frosinone, un po' Speriamo. di queste qua, perché la Lazio abbiamo visto pure siamo partiti con 2 sconfitti all'andata, questa volta ripartiamo con 2 sconfitte al ritorno e poi ci costruiamo il nostro campionato. La Champions passa adesso dalle partite un po' più, sembra sulla carta più facile col Frosinone, poi abbiamo visto che ha combinato il Frosinone contro il Bologna, quindi quelli sono pure casati adesso. Staremo a vedere, Test ragazzuoli. antidoping al Frosinone. Sono amareggiatissimo, sono pure un po' preoccupato perché Frosinone potrebbe fare la partita dell'anno pure contro di noi, speriamo di no. Io spero di ripartire prima Chiruz. dai 60 minuti della Lazio di oggi contro la Juventus. Speriamo di riuscire a battere qualche big più avanti dopo aver battuto Frosinone e queste squadre qua. Ora, a noi ci aspetta un'altra live. Tra poco saremo in live con la Royal Rumble. Perché seguo ovviamente il wrestling, ragazzuoli. Noi siamo belli carichi. Vuoi aggiungere Più o qualcosa meno tu? belli cari. Dopo sabatosta la carica è un po' scesa e ci Parecchio, infatti, aspetta. l'enfasi. Sì, ci aspetta purtroppo una live bella pesante. Dalle 11 finiremo alle 5 di mattina. Vediamo i coraggiosi che saranno con noi oggi. Perché giusto del coraggio si parla. Domani niente, se va a scuola, cioè, che fai? Vai a scuola, no? Sai che poi miro. Detto questo, ragazzuoli, la parola passa a voi, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali, qualora non l'abbiate già fatto. Da Peonia the Queen of the e World. da Miro è tutto, sempre forza Lazio carica, sempre.